Salviamo il respiro della terra, 4 giorni presenti anche a Salerno, quale obiettivo vi proponete? Beh, in realtà l'obiettivo è ambizioso, anche perché il progetto di Hunter nasce proprio per dare voce ai bambini, perché ormai si è acclarato che gli studiosi hanno visto come il 2030 come un punto di non ritorno, quindi cosa vuol dire? Tutto quello che riusciremo a fare con le generazioni future entro quella data sarà utile per far sì di invertire questa tendenza. Quindi questi 4 giorni Salviamo il respiro della terra, proprio lo scopo di far diventare protagonisti i bambini in questo evento e fare un'intervista agli adulti e capire effettivamente quanto se ne sa delle fonti rinnovabili e qual è il modo migliore per poter entrare in contatto con queste nuove fonti rinnovabili, appunto, e dare la possibilità di invertire questa tendenza. Quindi i bambini saranno attori protagonisti di questa manifestazione. Bambini ambasciatori in questo caso del vostro messaggio? Sì, certo, anche perché abbiamo fatto un'iniziativa simpatica con l'apporto di Cristiano Militello, che immagino che conoscete tutti in Italia. In realtà i bambini saranno dei Minitello, quindi avranno proprio lo scopo, appunto, come dicevo prima, di intervistare gli adulti e capire quanto ne sanno delle fonti rinnovabili e, perché no, dare informazioni per poter migliorare, appunto, questa conoscenza. Questo è in buona sostanza l'evento Salviamo il respiro della terra.